Yuki ricorda improvvisamente che suo padre, quando era bambina, le aveva svelato il segreto per raggiungere il pianeta ideale. Intanto, il dottor Ban scopre che Toshiro ha contratto la forma mortale della malattia dello spazio. Che strano! Non si vede neanche una stella, perché? Perché siamo ai limiti dell'universo conosciuto. Tra poco entreremo in una zona completamente inesplorata. Io ho un po' paura, voi no? Ho l'impressione di entrare in un mondo di morte. Oh, dottore! Secondo quelle antiche iscrizioni che abbiamo decifrato, ormai dovremmo essere vicini al nostro pianeta ideale. Oh, Toshiro è sparito di nuovo. Sarà andato nella sala del computer. Ultimamente non fa altro che lavorare. Ecco fatto. Arlo, che cosa c'è? Dovresti riposare un po', Toshiro. Hai l'aria molto stanca. No, sono in ottima forma. E poi adesso che siamo così vicini alla meta, non ho certo voglia di riposarmi. Sì, lo immagino, ma vorrei invece che tu cercassi di risparmiare le forze. Abbiamo superato insieme le prove più difficili e mi dispiacerebbe molto se adesso tu ti ammalassi. Ma no, Arlok. Che cosa ti è venuto in mente? Ti assicuro che mi sento benissimo e in ogni caso ho veramente un mucchio di lavoro da fare. Devo revisionare il mio computer. Hai tutto il tempo per farlo. No, il tempo non è mai abbastanza. Ho dedicato ormai tutta la mia vita all'Alcadia. Insieme all'Ombra della Morte è la mia opera più grande. Purtroppo l'Ombra della Morte è stata distrutta. E quindi non mi resta che l'Alcadia. Per questo voglio che la mia astronave sia invulnerabile e duri in eterno. Cerca di capirmi, Arlo, che io devo compiere la mia missione. Ti prego, tu sei mio amico, lasciami lavorare finché le mie forze me lo permetteranno. Perché mi dice queste cose? Si comporta come se stesse per morire. No, non è possibile. Dottore. Voglio sapere tutta la verità sulla malattia di Toshiro. Io ho il diritto di sapere la verità. Tu sai cosa significhi Toshiro per me. Ti prego, dimmi cosa ne sarà di lui. Mi dispiace, dottore, ma cerca di capirmi, ti prego. No, non posso. Accidenti, ma è il modo di frenare questo. Che succede? Il sistema di frenaggio è scattato da solo. Cosa? Possiamo più governare la nave. Qual è la nostra posizione attuale? Tutti gli strumenti di bordo non registrano nulla. Non riesco a capire dove siamo. Mandiamo dei razzi illuminanti. Subito. Ma dove siamo finiti? Non lo so. Lo schermo radar non registra più nessun eco.
No, è come se davanti a noi ci fosse una specie di muro. Capitano, perché l'Alcadia si è fermata? Non lo so, una forza sconosciuta ha fatto scattare il sistema di frenaggio. Cosa? Ah? Harlock, avete davvero intenzione di continuare il vostro viaggio? Chi sei tu? Non ti ho mai vista. Rispondi alla mia domanda, Harlock. Sì, vogliamo continuare il nostro viaggio. Siete molto coraggiosi, ma vi avverto che state per entrare in un mondo di morte dal quale nessuno è mai tornato. Sì, lo sappiamo. Lo sapete? Abbiamo già deciso, siamo pronti a tutto, pur di raggiungere il pianeta ideale. Niente potrà farci cambiare idea, niente potrà fermarci. Capisco, io non vi fermerò, ma vi devo avvertire che in questa zona sconosciuta dell'universo esistono delle forze contro le quali la vostra volontà e il vostro coraggio non potranno nulla. E se tenterete di affrontarle, pagherete con la vostra vita. Capitano, andiamo via. Ti prego, torniamo indietro. Sì, Lamine ha ragione, non possiamo rischiare. No, ragazzi, indietro non si torna. A Toshiro! Perché abbiamo affrontato insieme tanti pericoli? Perché abbiamo combattuto contro gli umanoidi con tutte le nostre forze, se non per trovare un pianeta sul quale vivere in pace? Ho visto troppe guerre e troppe madri piangere i loro figli morti. Voglio vivere in un mondo umano in cui tutti siano liberi e in cui i bambini possano crescere in pace. Per questo voglio proseguire. Avanti! Harlock ha ragione. Ormai stiamo per raggiungere il pianeta ideale. Coraggio, amici! Tra poco festeggeremo la vittoria! Avanti! Sì, andiamo! Su, coraggio, Lamine! Non fare quella faccia! Il nostro viaggio sta per finire! Non sei contenta? Sì. Dai, che aspettiamo allora? Andiamo, forza! Cos'hai, Toshiro? No, non è niente. Sei pallidissimo, stai male. Ma dottore, Toshiro sta male. No, non è niente, gli passerà subito. Ma devi visitarlo. Il dottore ha ragione, sto già meglio. Tornate tutti ai vostri posti. Su, svelti. Ma, capitano... Tornate tutti ai vostri posti. È un ordine. Harlock, tu sai che sto per morire. Dunque, Harlock e i suoi compagni hanno deciso di proseguire il loro viaggio. Ma ora dovranno trovare il passaggio per superare il muro misterioso che li divide dal mondo della morte.